Il dipinto di Bellini, che raffigura l'orazione nell'orto, deriva dalla tavola di analogo soggetto del cognato Mantegna. Ma se per Mantegna l'uomo è il vero soggetto del dipinto, per Bellini è solo una parte del mondo naturale. La roccia su cui è inginocchiato Cristo possiede più morbidezza di quella di Mantegna. I discepoli riposano in pose più naturali, mentre Giuda e i soldati sono solo figurette di contorno. Il paesaggio perde ogni artificiosità, gli edifici non sono più una rievocazione dell'antichità, ma costruzioni del tempo. La luce aranciata dell'aurora illumina le zone più elevate e fa brillare i contorni dell'angelo, mentre l'oscurità della notte comincia a dissiparsi, pur lasciando ancora gran parte del paesaggio in ombra. Bellini per primo riesce a rendere in pittura un momento preciso del giorno. La profondità spaziale è data dalla sinuosità delle strade e del fiume e dallo steccato sulla destra, ma in special modo dall'uso della prospettiva cromatica, che consiste nell'impiego dei colori caldi per i primi piani e dei colori freddi per i piani successivi, in modo da conferire profondità alla scena.